Buongiorno a tutti. E finalmente, dopo due albi dedicati a Zagore, una Tex, arriva finalmente Mister No, nella collana Le grandi storie Bonelli, che, come sapete, raccoglie dei classici moderni della nostra casa editrice. Arriva Mister No, il grande personaggio di Sergio Bonelli, con una storia naturalmente epica, romantica, d'aviazione, a cui il personaggio ci è abituato e spero che molti di voi lo conoscano, e se non la conoscete, andate a comprarvi questa storia, perché questa storia ha una caratteristica particolare. È un romanzo di formazione, è la prima avventura di Mister No, l'avventura in cui lui riceve il suo soprannome, perché si chiama Jerry Drake, come sapete. E ha combattuto in Corea, ha combattuto delle guerre che ha voluto dimenticare, quindi si è trasferito in Amazzonia, ma questa è la sua prima storia, la sua prima avventura, la sua prima guerra. È un romanzo di formazione non solo del personaggio, ma anche dell'autore. Mi riferisco allo sceneggiatore, perché i disegni sono di Franco Bignotti, che fu una grande colonna della casa editrice fin dagli anni 50. Invece, la storia è stata scritta da un esordiente. È un po' questa storia, quello che il passato di Carson è stato per il sottoscritto, cioè la storia che ha lanciato Luigi Mignacco nel firmamento degli autori bonelliani. Sergio Bonelli gli permise, come racconta Luigi nella sua bellissima prefazione, di scrivere una storia in cui nasce l'eroe, in cui lo sceneggiatore esordiente che scrive una storia sul passato dell'eroe, un po' come feci io per il famoso passato di Carson. È una storia naturalmente, come ho detto, romantica. Mister No già mette in azione le sue doti di avventuriero, di temerario rubacuori, di ganassa, come diremmo noi milanesi, di contaballe, ed è meravigliosamente simpatico, meravigliosamente coraggioso, anche se è un antieroe, quindi come tutti noi ha paura della morte, della tortura. Infatti in questa storia vedrete giapponesi cattivi, giovani ragazze cinese coraggiose, partigiane, vedremo voli sulla giungla, atterraggi di fortuna, di tutto. Terroristi, la guerra, Chiang Kai-shek, i giapponesi cattivi, come ho detto, perché si svolge nel 1941, quando le Tigri Volanti, questo gruppo di eroici aviatori volontari, diciamo tra virgolette, americani, aiutarono la Cina a combattere gli invasori nipponici. Ebbene, è una storia bellissima e spero che voi la leggerete e sosterrete questa serie, anche perché nel prossimo numero avremo invece Martin Mister. Quindi continueremo la carrellata sulle grandi storie dei grandi personaggi bonelliani. Grazie a tutti.